Allora, è passato un po' di tempo dall'ultimo Chiedilo a Christian, questo qui è il 5. Mi sono arrivate parecchie domande, come al solito ho dovuto selezionarle solo alcune, perciò adesso le andremo a vedere. Prima però voglio fare pubblicità a un video che purtroppo non vi è arrivato perché è successo un casino, insomma. Però sono appena tornato da Roma, da settimana scorsa in pratica, e essendo giù a Roma, oltre a registrare il CD, ho fatto anche un'intervista simpatica con Antonio, che è un altro YouTuber che suona il pianoforte e fa cose veramente molto divertenti. Qui puoi trovare il link dell'intervista doppia stile Iene, veramente divertente. Anzi, dura 15 minuti. Io che l'ho fatto e l'ho rivisto, ho fatto 15 minuti a ridere, quindi spero che ti potrà divertire. Bene. Fatta questa piccola pubblicità invasiva all'interno di questo video, ora passiamo direttamente alle domande che sono veramente molto belle. Allora, hai visto con quale agilità ho preso il foglio? Allora, ciao Christian, sono 2 anni e mezzo quasi che suono la tastiera attraverso le poche conoscenze teoriche che ho. Non mi sono mai impegnato però a studiare bene la teoria, a solfeggiare un brano prima di suonarlo. Mi piacerebbe suonare anche il pianoforte. Da dove cominciare? Grazie di tutto. Allora, Bongi 92. Ti rispondo subito. In pratica, suonare la tastiera e suonare il pianoforte non c'è questa grandissima differenza. Ovviamente sul pianoforte abbiamo i pedali, c'è un tocco differente, però comunque diciamo che siamo lì, ecco. Quindi, passare dalla tastiera al pianoforte non credo che troverai così spaesato, perché comunque sono tastiere tutte e due. Per quanto riguarda le conoscenze teoriche, mi hai detto, sì, innanzitutto per poter suonare uno spartito, la cosa che dico sempre, abbiamo bisogno solo di due elementi: di conoscere l'altezza delle note, quindi di saper riconoscere un do da un mi o un re da un sol. Quindi questo è l'elemento delle altezze, quindi dobbiamo saper riconoscere le varie altezze delle note. Uno. Secondo elemento, dobbiamo riuscire a riconoscere i vari valori delle note, le loro durate. Una volta che noi sappiamo riconoscere un do da un la, una volta che noi sappiamo riconoscere una nota da 2 quarti e una da 4 quarti, riusciamo quindi a leggere lo spartito, perché riducendo tutti ai minimi termini, uno spartito è dato da note di diversa altezza e note di diversa durata. Quindi, riuscendo a capire bene queste due cose, riusciamo a leggere a prima vista un qualsiasi spartito di facile difficoltà. Quindi la prima cosa che veramente ti consiglio è appunto di partire dalle lezioni di solfeggio, quelle lì che abbiamo fatto con piano solo, anzi ti metto il link qui, dovresti vederlo, sì. E per quanto riguarda invece il pianoforte, ti consiglio di riazzerare le cose, non si sa mai che tu hai imparato qualcosa di diverso, perché da autodidatta non. Uno ovviamente si arrangia come può, non può sapere tutto, quindi ti consiglio di partire invece dalle lezioni del Beyer. Allora, vai anche online o in qualsiasi negozio di musica ed ordina questo libro Beyer. Appena scrivi Beyer ti comparirà di tutto. Acquista questo libro che costerà 10 euro, e questo qui è uno dei metodi più famosi per quanto riguarda il metodo preparatorio del pianoforte, ecco, l'hanno tradotto anche in diverse lingue, quindi è un metodo molto importante. Segui queste lezioni all'interno del libro e non sarai mai solo, perché su piano solo ci sono tutte le lezioni, dalla prima alla 105 mi sembra che sono, quindi puoi seguirle piano piano. Quindi affianca le lezioni di solfeggio a queste lezioni di Beyer. Spero di esserti stato d'aiuto in questa domanda. Leggiamo la seconda, ormai ci ho preso tutto, troppo una figata. Allora, ecco, questa è una domanda di, come vedi, una pagina, ho voluto sottolineare le cose essenziali perché altrimenti. Allora, ci scrive MattLiga91, o MattLiga, scusami. Allora, ciao Cristian, volevo chiederti una cosa. Allora, io ho studiato per 8 anni. Per 8 anni, 5 al conservatorio e 3 in una scuola privata. Ho smesso poi per varie ragioni. Recentemente mi è ritornata la voglia di studiare. Mi è ritornata la voglia di studiare. All'epoca mi ero formato per le scale con il libro Tecnica Pianistica di Alessandro Longo, molto buono. Scale maggiori, minori, melodiche per terze, eseguire le scale, eccetera, eccetera. Il piccolo Pichna, R25 studi progressivi. Ok.
La domanda è, dopo questa lunghissima premessa, ti chiedo, come posso proseguire i miei studi da autodidatta? Quali libri mi consigli di adottare? Alcuni mi hanno consigliato l'Anon. Questa frase qui è bellissima. Alcuni mi hanno consigliato l'Anon, che escludo a prescindere perché mi è stato sconsigliato da diverse persone e i miei insegnanti. Grandissimo. Almeno quello della mia scuola privata non me lo faceva utilizzare, che è poi lo stesso del conservatorio. Altri mi hanno consigliato Zerni, eccetera. Quindi, qua, da cosa devo riprendere? In pratica è la tua domanda. Allora, hai studiato da 8 anni e hai fatto questi studi, vuoi riprendere, vuoi sapere quali metodi utilizzare. Innanzitutto il fatto che non ti hanno fatto usare l'Anon è stata veramente una cosa fighissima e io lo ripeterò sempre che l'Anon, dal mio punto di vista e a quanto pare anche di altri, non è che serva molto. Comunque, allora, sicuramente ti hanno consigliato bene Zerni Opera 740, l'arte di rendere agile le dita. E neanche farlo apposta, lo stavo studiando io prima, ed è questo qui. Ok, quindi ti garantisco che è un metodo della Madonna questo, perché con uno studio di 3 settimane o 2, vabbè, cioè, sono migliorato veramente tantissimo, me ne sono accorto, ho fatto uno studio precisino, standoci su 3 ore al giorno, però, cioè, cambiato da così a così, quindi te lo consiglio vivamente perché oltre a essere veramente Zerni un grande didatta, scrive cose assolutamente incredibili. E poi il bello di questo libro è che non è che sono, ce la farò mai, non è che sono esercizi piazzati a caso, sono 50, però ogni esercizio c'è un titolo. Per esempio il numero 23 che stavo studiando io si intitola tocco leggero della mano sinistra, quindi ogni esercizio ti aiuta a sviluppare un aspetto della tecnica. Il numero 30, per ottenere sicurezza nel tocco, prendiamone un altro caso. Numero 35, scambio delle dita sullo stesso tasto. Numero 38, movimento uniforme nell'alzare le mani. Quindi ognuno di questi studi va a sviluppare un certo aspetto della tecnica pianistica, quindi è spettacolare veramente. Ok, quindi ti consiglio di utilizzare questo come libro di studi. Come libro di esercizi potresti passare al Grande Pishna, che è veramente tostissimo, o se vuoi azzardare al libro degli esercizi di Liszt, non gli studi, perché gli studi sono un'altra cosa, invece gli esercizi ha un titolo inglese, comunque esercizi tecnici di Liszt, che sono molto tosti ma utilissimi, quindi Zerni per gli studi, Liszt o Grande Pishna per gli esercizi. E a questo punto poi puoi iniziare a vedere tu un repertorio tuo. Ah, ovviamente per le scale inizia con le terze, le seste, moto contrario, moto parallelo, sopra, sotto, destra, sinistra, e inizia anche a guardare le doppie terze e le doppie seste, dato che si continua così poi. Ecco, le doppie terze significa che con tutte e due le mani fai delle terze. Ecco, magari parti solo dalle doppie terze. Per quanto riguarda appunto il repertorio classico, quello lo devi vedere tu. Se ti piace più il periodo classico, allora vai a studiare Mozart, Clementi, o che cacchio ne so. Mentre romantici puoi andare su Beethoven, tardo Beethoven, Chopin, Liszt, Rachmaninoff, per dirti. Anzi, ti consiglio il preludio 26 numero 1 di Rachmaninoff, che è spettacolare, non è neanche poi così tanto difficile, anzi, dati i tuoi studi, secondo me lo puoi affrontare con grandi soddisfazioni. Spero di esserti stato d'aiuto, veramente, e alla prossima. Tanto c'ho la secchezza delle fauci. Andrea Piano. Ciao Christian, mi potresti dire quali sono gli sbocchi professionali di un liceo musicale? Sono indeciso tra scientifico e musicale, ma non so cosa può offrirmi questo liceo musicale. Mi potresti aiutare? Allora, caro Andrea, ma ce la faccio o mi serve una mano? Mi sa che è la seconda. Comunque, caro Andrea, allora, il liceo musicale è formato su 5 anni. Il conservatorio è formato su 5 anni. Quindi, prima nel corso tradizionale avevamo 10 anni solo di conservatorio, ora hanno suddiviso questi 10 anni di conservatorio in 5 di liceo musicale e 5 di conservatorio.
alla fine di questi 5 anni di questo liceo musicale non ti ritrovi in mano nulla praticamente, cioè sbocchi musicali, l'unico sbocco musicale è quello di accedere poi al conservatorio, perché ora per entrare al conservatorio devi avere un livello bello, bello tosto, quindi tu in questi 5 anni dovresti arrivare ad avere un livello da bello avanzato, almeno da sesto, settimo anno. Quindi non solo tu da zero devi arrivare al quinto anno, almeno al quinto anno, ma per accedere poi al conservatorio, nei corsi accademici, devi arrivare a un settimo anno abbastanza avanzato. Quindi è molto difficile la cosa. Sbocchi nessuno. Cioè nel senso, nessuno ti porta, ti dà un lavoro, ma anche quando esci dal conservatorio non pensarti che ti danno concerti da fare o cose così. Sei solo tu che da artista devi essere bravo a autopromuoverti. Nessuno ha bisogno di te, nessuno, non sei indispensabile per nessuno, parlo di te come in generale anch'io. Perciò devi autopromuoverti, devi essere bravo a farti conoscere. Oggi internet offre moltissime possibilità e quindi riuscendo a sfruttarne, secondo me puoi ottenere buoni risultati. Ovviamente nel tempo, nulla arriva subito, però ecco. Quindi il liceo musicale non è che ti dà sbocchi del genere, ti fa insegnare in delle scuole, assolutamente no. Anche perché adesso non so che diploma ti rilasceranno, però avrai comunque al massimo un diploma di compimento inferiore. Quindi col compimento inferiore, che non so neanche se te lo rilasciano più, in realtà non puoi far nulla. Perché quando poi vai in lista, c'è gente che ha il diploma accademico di primo livello, c'è gente che ha il diploma accademico di secondo livello, ha partecipato a 4 masterclass internazionali, insomma, chi ha il curriculum piuttosto è quello che poi riesce ad accedere ad insegnare nelle scuole medie, nelle scuole superiori di indirizzo musicale, nei licei musicali e poi nei conservatori. Quindi la strada è veramente lunga, anzi, veramente se vuoi fare il musicista, sappi che la strada è veramente lunghissima e quindi valuta bene veramente questa scelta. Il liceo musicale non ti dà grandi sbocchi se non quello poi di accedere al conservatorio, anche se non è detto che ci accedi per forza, devi proprio studiare moltissimo, ecco. Credo di averti detto tutto. Poi una volta entrato in conservatorio ti fai i tuoi 3 o 5 anni proprio come in università e vedi un po' che cosa succede. Ovviamente una volta che poi ti danno il diploma di primo livello o il diploma di secondo livello, primo livello te lo danno dopo i 3 anni, mentre secondo livello dopo i 3 anni più 2. E anche lì nessuno ti chiamerà da qualche parte, cioè non pensare che succede tutto in automatico, anzi devi farti tutto da solo, quindi devi crearti diciamo il tuo piccolo pubblico, devi farti conoscere, insomma ce n'è di roba da fare. Alla fine si tratta di fare il libero professionista, quindi ti devi creare da solo, non c'è nulla da fare, ecco. Spero di essere stato chiaro, Andrea. Ok, andiamo avanti con l'ultima domanda di oggi. Allora, ciao Cristian, mi chiamo Michele, piacere di conoscerti. Innanzitutto ti volevo fare i miei complimenti per come riesci a spiegare con molta semplicità e chiarezza anche concetti musicali in sé molto complessi, ti ringrazio. Ed anche perché attraverso le tue video lezioni riesci a far amare quel stupendo strumento che è il pianoforte. Ti ringrazio ancora. Avrei da porti una domanda, cioè, quando in uno spartito senza pentagramma e quindi soltanto con il nome degli accordi troviamo per esempio la dicitura La minore barra Do, questo accordo come andrà eseguito sul pianoforte? In bocca al lupo per tutto, sei molto bravo. Ti ringrazio Michele. Allora, vediamolo subito, ho già capito. Per esempio negli spartiti per chitarra o negli spartiti per pianoforte dove ci sono gli accordi. Allora, vediamo se trovo subito un esempio concreto, così ovviamente quando lo cerchi non lo trovi mai. Vabbè, che sfiga ancora, eccolo qui. Facciamo un bel esempio su questo spartito. Abbiamo Fa minore, quindi si esegue l'accordo di Fa minore. Accordo di Si bemolle barra Fa, Fa minore, Mi bemolle barra Fa e Fa minore. Quindi come andranno eseguiti questi accordi? Quando c'è questa barra, che cosa succede? Che si suona sopra, zoom,
Sopra si suona l'accordo di Si bemolle minore, mentre sotto con la mano sinistra si suona solo la nota Fa, non si suona l'accordo di Fa. Quindi accordo di Fa minore, accordo di Si bemolle con sotto il Fa, Fa minore, accordo di Mi bemolle con sotto il Fa e Fa minore, ottenendo. Quindi, quando bisogna eseguire solo questi accordi con tutte e due le mani, la mano sinistra fa l'accordo, fa, scusami, la nota singola di sotto. E con oggi è tutto, io ti do appuntamento alla prossima volta e notizia una bomba, riprenderanno le lezioni di composizione moderna, richiestissime, ma per un motivo o per l'altro poi sono andate a farsi friggere, sono fermati solo alla seconda, quindi riprenderanno anche queste lezioni che mi richiedono purtroppo moltissimo tempo e purtroppo non ne ho mai. Ci sentiamo quindi alla prossima.